Io per i miei 50 anni mi sono fatto un regalo che era il mio primo libro di una carriera professionale. Ho 34 anni di giornalismo di iscrizione all'albo, ho iniziato prestissimo e quando mi chiamavano per fare dei seminari all'Ordine dei giornalisti mi chiedevano sempre: ma ci racconti un po' di film che parlano della professione giornalistica? Questo è diventato un libro, ho raccolto più di 250 titoli e l'ho presentato a notti clandestine. Grazie a Roberto, che è anche un abile scrittore, questo tipo di divulgazione culturale diventa anche strumento pedagogico per chi vuol fare il mestiere del giornalista. E quindi andare a notti clandestine significa ogni anno scoprire tante novità, non solo letterarie ma anche cinematografiche. Notti clandestine nasce 14 anni fa per l'esigenza di mettere la cultura stavolta non più nascosta nei salotti ma in luce, su un palco. Ecco perché la cultura era diventata clandestina, direttore. E allora abbiamo deciso piano di parlaci. Rendere le notti piano clandestine parlaci. A Piano Parlaci, che è un luogo magico, dicevo, abbiamo sempre detto così, l'abbiamo considerato così, che è un cortiglio che c'è a Termini.